Circa un'ora e 40, non di più. Cosa facciamo? Facciamo. Sì. No, i cartoni arrivato in via Venti. Ma opachi quindi. Ma io adesso a Tokyo non mi accettano più. No? Perché? Se si rompe, poi va la rotta, cosa vuoi? Oh, questi qui non andrebbero bene, sono preoccupati. Ma proprio quelle quante, come cambi sul canto? Bella, come la rotta. Quanti ne fatti? Il salone è apposta per un volta. Tutto non bagno. Volete un caffè? Io non credo. Penso che abbiate qualche infarinatura su quello che è la vita di Alessandro Volta. Quindi non voglio dilungarmi troppo su quanto avete conosciuto. Vi dirò due o tre cosine così veloci e poi vedremo, prima di iniziare a fare gli esperimenti, non so se riusciamo a farli tutti perché gli esperimenti sono anche abbastanza lunghi e bisogna anche fare una descrizione. Prima di fare questi esperimenti vediamo un momentino di capire che cos'è la corrente elettrica, perché è giusto che nel vedere gli esperimenti abbiate le idee chiare di cosa succede nei fili elettrici. Vita che è stata utilizzata a partire dalla scoperta della pila di Alessandro Volta, quindi dal 1800 in poche parole. 1799 dicembre è stata inventata questa pila e a partire dal 1800, praticamente il mese di marzo, 5 marzo, il 20 di marzo è stata presentata alla Royal Society di Londra e da lì il mondo scientifico è venuto a conoscenza di questa importantissima invenzione. Einstein, che è un grande scienziato, vissuto nel secolo scorso, ha definito l'invenzione della pila la base di tutte le successive moderne invenzioni. Quindi con la pila noi abbiamo cambiato il modo di vivere, perché prima della scoperta della pila e quindi con la scoperta Volta ha inventato la pila, ma più che inventare la pila, Volta ha scoperto l'energia elettrica a flusso continuo, perché l'energia elettrica c'era anche prima, era energia elettrostatica, vale a dire che era un'elettricità che non aveva movimento, che non aveva dinamicità, mentre con quella di Volta è un'energia elettrica dinamica, perché è presente in ogni momento, tant'è vero che quando accendiamo la luce continua a fluire. La storia veloce della corrente elettrica, dell'energia elettrica, andiamo indietro negli anni, praticamente 640 anni prima di Gesù Cristo. Talete di Mileto, che era un filosofo greco, aveva notato che strofinando l'ambra,
è una resina fossilizzata di una quercia terziaria, sono piante che oggi non esistono più, erano delle grandi foreste che esistevano nel nord Europa, praticamente in Siberia e in quella zona, dove tanto è vero che ci sono questi giacimenti che adesso estraggono l'ambra. Durante il cataclisma che c'è stato, praticamente queste foreste sono state sommerse e quindi poi si sono fossilizzate. Strofinando l'ambra, in greco ambra si chiama electron, ecco da dove poi deriva il nome di elettricità, da electron. Avevo scoperto che strofinando quest'ambra attraeva delle pagliuzze, delle cosine leggere, delle piume e così via. E pensava che in quest'ambra ci fosse un'anima che manteneva viva questa, avevano tutte le loro idee. Anche il nostro grande scienziato, filosofo, Plinio, il vecchio, che è un comasco, anche lui aveva notato che strofinando l'ambra, e ne parlava più che notato, ne parlava di questa ambra, e aveva anche, conosceva anche che esisteva un pepe, la torpedine, che toccato dava delle scosse elettriche, che allora non si capiva cosa fosse. E aveva anche paragonato l'ambra alla calamita, cioè a una calamita che attrae il ferro, attrae appunto metalli. Per cui però non aveva praticamente raccolto il nesso di queste tre cose, cioè l'ambra, che era un'energia elettrostatica, la calamita, che era un campo magnetico, e il magnete, quindi la calamita, che produceva questo flusso che è notevole. Adesso vi faccio passare tra le mani due magneti e vedete che razza di potenza ha. Tutt'oggi il magnete è ancora un flusso abbastanza misterioso. Quindi fino al 1000, quello che è strano è che i romani e i greci, che erano un popolo, che erano dei popoli molto evoluti, la civiltà nostra mediterranea deriva proprio da parte di Creta, dall'isola di Creta, quindi dei greci, stranamente i romani e i greci non ne parlavano di questa fonte energetica fino al 1600. Al 1600 Gilbert praticamente incomincia a scoprire che l'elettricità, che questo flusso era un'energia particolare, e aveva proposto di chiamarla elettricità, da electron in greco. 1660 praticamente viene inventata la prima macchina elettrostatica. Macchina elettrostatica che era una macchina formata, era von Guericke, che era un inglese, aveva preso una sfera di zolfo, l'aveva messo su un asse, faceva ruotare l'asse, questa sfera era appoggiata su due supporti, facendola ruotare metteva la mano su questo zolfo, che strofinava questa sfera, e lui si caricava elettrostaticamente e vedeva che, mettendo la mano, venivano attratti questi pezzettini di carta, piume, eccetera. Era la prima macchina elettrostatica, e dopo vi spiego che cosa faceva con queste cosa si facevano con queste macchine elettrostatiche. Von Guericke, 1660. Nel 1700 esplode l'interesse di tutti gli scienziati per lo studio della corrente elettrica, di questa nuova fonte di energia. 1700. 1729 Gray, che è uno scienziato fisico inglese, scopre la conducibilità, cioè che questa energia elettrostatica poteva essere trasmessa da un punto all'altro mediante, per esempio, la corda di canapa, che la canapa ha sempre un grado di umidità, è anche conduttrice. Stranamente è l'unico oggetto non metallico che può condurre elettricità. 1745, data di nascita del nostro Alessandro Volta, 18 febbraio, nel 1745 un grande scienziato olandese, Muskenbroek, scopre, era un professore anche dell'Università di Leiden, scopre
la bottiglia di Leida. Bottiglia di Leida che potete anche voi costruire, è una bottiglia formata da una bottiglia normale dove lui aveva messo dentro dell'acqua, perché dicevano che questa, che questo flusso elettrostatico aveva dei poteri anche terapeutici, che potevano beneficiare certe malattie. Allora pensava che bevendo l'acqua elettrizzata potesse avere era una specie di panacea che poteva risolvere certi problemi. Allora cosa fa questo Muschelberg? L'inventa, ma la inventa proprio così per puro caso. Prende in mano una bottiglia, dentro mette dell'acqua, mette un tappo e in questo tappo infila dentro un'asta di metallo che finisce fino sul fondo della bottiglia. L'estremità del tappo è tondo, lui cosa fa? Prende questa macchina elettrostatica, comincia a ruotarla, quindi produce energia elettrostatica dove viene raccolta questa energia, avvicina la bottiglia di Leida per elettrizzare l'acqua. Allora, una volta fatto questo esperimento per un bel po', carica questa bottiglia di Leida, tenendola così come la tengo io, toglie dalla macchina e vuole aprire il tappo per bere quest'acqua. Se non che quando tocca il pomello metallico in alto piglia una di quelle scosse bestiali, che tanto è vero che Muschelberg dice: neanche se dovessi diventare re di Francia io non rifaccio più un esperimento del genere. Questo per dire quanto era violenta la scossa elettrica, e l'ho presa anch'io un giorno e come se mi avessero dato un pugno sullo stomaco con una macchina elettrostatica, proprio a teatro sociale, come una macchina elettrostatica. In poche parole, la bottiglia di Leida non è altro che il primo condensatore, cioè il primo oggetto che serve per immagazzinare un'energia. Però è come se fosse una pila, una batteria. Però la pila continua a erogare energia. La bottiglia di Leida o i condensatori attuali che noi abbiamo non generano una scarica unica e poi basta, poi se è scaricato non esiste più niente, però scariche anche notevoli, dipende dalla capacità. Quindi non vi spiego come funziona la bottiglia di Leida perché perdiamo tempo. 1745 abbiamo detto nasce Alessandro Volta, 1791 vengono fatte delle ricerche di anatomia da parte di Luigi Galvani, che era un anatomista, professore dell'Università di Bologna, e scopre per puro caso anche lì che una rana, che lui sezionava le rane per fare lo studio, più che prima di fare lo studio dell'elettricità animale, che poi lui che lo dice che è un'elettricità animale, sezionava le rane per fare lo studio anatomico di come sono composte, come sono fatti i muscoli, come sono fatte tutte le parti interne di una rana, e lui aveva decapitato una rana e l'aveva messa scorticata e l'aveva appoggiata vicino a una macchina elettrostatica. Macchine elettrostatiche sono quelle che appunto producono energia elettrica per strofinio. Galvani era nel suo laboratorio che stava facendo chissà che cosa, la moglie era lì vicino c'era c'erano gli alunni di Galvani che stavano facendo delle prove di elettricità con questa macchina, e in questa rana aveva infilzato dentro e aveva lasciato dentro il bisturi che faceva l'antenna, in poche parole. La moglie di Galvani a un certo momento nota che tutte le volte che scattava una scintilla della macchina elettrostatica che era qua e la rana era qui, c'erano queste convulsioni, praticamente le zampette della rana si muovevano. Era incredula, chiama il marito e dice: guarda un po' cosa sta succedendo. Lui viene, Galvani comincia a guardare, produce una scintilla e tutte le volte che scoccava questa scintilla la rana si muoveva. Ecco che Galvani studia e definisce questa elettricità praticamente di natura animale. Alessandro Volta viene a conoscenza, dopodiché
verso la fine, verso metà del 1795, Galvani diffonde questa sua scoperta di fondamentale importanza oltretutto, e che è un flusso elettrico animale, che lo chiamava, volta sul principio dà ragione a Galvani, dice ha fatto una scoperta notevole, poi incredulo, perché Alessandro Volta era una persona che lui doveva scoprire le cose, cioè non accettava così quello che gli diceva, lui doveva andare a fare gli studi. E alla fine lui arriva alla conclusione che non è vero che la rana ha una sua propria corrente elettrica, ma bensì è dovuto al fatto che ci sono due metalli diversi, perché era appoggiata su del ferro e visto che probabilmente era di rame, e faceva questa... Anzi, prima di fare questo, Galvani, facendo faccio un passo indietro, perché lì scoccava quando scoccava la scintilla, si muoveva quando scoccava la scintilla, mentre col passare del tempo e con gli studi di Galvani lui scopre che toccando il nervo lombare di questa rana così preparata e un muscolo della zampetta con un archetto che era fatto da due metalli diversi per combinazione, rame e zinco probabilmente, o rame e ferro, scoccava, si muoveva. Allora Galvani, che era una giornata magnifica di bel tempo, oltretutto quando scoccavano i fulmini, faceva lo stesso cosa della macchina elettrostatica, no? Avevo notato anche questo. E guarda fuori, si muove la zampetta qui, la macchina elettrostatica è ferma, il tempo fuori è bello, come mai che si muove? Ecco che a quel punto lì, dice, è un fluido elettrico animale, cioè è un'energia elettrica che parte dalla spina dorsale che va a finire sul muscolo e si muove. Volta accetta in principio questa cosa, poi arriva alla conclusione che non è vero, che praticamente è dovuto al fatto che ci sono due metalli diversi e la rana non faceva altro che da strumento, come se fosse un elettrometro, uno strumento che rivela la presenza di questa corrente elettrica, di questa energia elettrica. E ne nasce una discussione che divide gli scienziati, chi parteggia per Galvani, chi parteggia per Volta. Alla fine vince Volta. Galvani purtroppo muore un anno e mezzo prima della scoperta della pila, quindi non è venuto a conoscenza della sua. Però Galvani aveva ragione anche lui, perché noi abbiamo un'energia elettrica interna, il cuore funziona perché ci sono una produzione di pulsi elettrici generati da noi stessi, tant'è vero che quando il cuore ha un'aritmia, cioè le sue pulsazioni non sono più regolari, per esempio io ho una pulsazione che è, quando non ho febbre, è di 60 battiti al minuto, voi avrete dei battiti maggiori perché siete più giovani. Poi se viene alterato ovviamente questi battiti aumentano. Il cuore ha un'aritmia, vuol dire che a momenti a 60, a momenti a 50, a momenti a 70, e questo è pericoloso perché rischia, se scende degli impulsi, quindi scende la pressione e c'è il rischio che non c'è il flusso della corrente, del flusso sanguigno. Se invece aumenta la pressione, aumentano gli impulsi, c'è il rischio di un aumento di pressione e può esserci una emorragia. Per cui, tanto è vero che mettono dentro il cosiddetto pacemaker, che è uno strumento che viene infilato nel corpo umano e dà degli impulsi a cadenza ritmica giusta, per cui il cuore, che funziona male, continua a funzionare bene. E questa qui è un po' la storia della pila. Poi vediamo un po', iniziamo subito a fare gli esperimenti. Che cosa serviva la corrente elettrica prima della scoperta della pila di Volta? Questa energia elettrica, elettricità statica, è utilizzata in modo particolare per degli scherzi, dei giochi salottieri. Qui si può accendere. Ecco qui. Thank you.
Vabbè, allora qui noi vediamo, quella è una macchina elettrostatica che voi vedete lì, che è la famosa boccia lì, non sono più di questa. Questa qui è la famosa palla di zolfo, che ruota, questa dama fa ruotare la palla di zolfo, questo bambino che è sospeso da... sono dei tiranti di seta in modo tale da isolarlo da terra, con i piedi tocca questa palla di zolfo che ruota, lui si carica di elettricità statica, qui c'è una dama che è isolata dal pavimento, gli dà la mano, quindi ecco che il famoso Gray, che aveva scoperto la conducibilità, la corrente elettrica statica passa attraverso il bambino, va sulla dama, la dama avvicina la sua mano a dei pezzettini degli oggetti che possono essere pezzettini di carta e roba del genere, e questi qui vengono attratti. C'era, e questo è un, diciamo così, facevano vedere un gioco del genere. Poi c'erano, per esempio, il bacio elettrico. Allora, vicino alla dama, così come lo vedete nella illustrazione, si avvicinava un cavaliere, andava lì per baciarla e quando si avvicinava pigliava una di quelle sperle e quello rinunciava al bacio perché era fastidioso. Un altro scherzo che facevano era, il cavaliere arrivava con una ciotola di metallo con dentro dell'alcol, la dama aveva in mano una spada, quando lo avvicinava a questa ciotola si scaricava la dama si scaricava su questa ciotola, la scintilla, incendiava l'alcol e chi vedeva rimaneva sbalordito, quindi diciamo c'erano delle diavolerie. Questo qui praticamente erano gli scherzi che facevano. Ecco qui fanno tutte le prove, anche qui la famosa palla di zolfo, la catenella che si carica, va a caricarsi qui e qui scarica il suo flusso in questa bacinella dove c'è dentro l'alcol. Qui facevano le prove addirittura a vedere come si comportavano le piante e gli animali con la corrente elettrostatica. Chiuso questo argomento sulla corrente elettrostatica, i fulmini sono... è una scarica elettrostatica di notevolissima potenza. Praticamente un fulmine può arrivare fino a 100 milioni di volt. Noi qui questa lampadina funziona con la bellezza di 220 volt, che è la corrente elettrica di casa. Le nostre radioline funzionano a 12 volt. Figuratevi 100 milioni di volt, cosa sono. Hanno una potenza, una corrente elettrica notevolissima, vanno da 10.000 a 200.000 ampere. Immaginate che una lavatrice praticamente che funziona a 220 volt e che ha una potenza di solito di 2 kW, sono grosso modo 10 ampere di energia di corrente che passa. Il fulmine 200.000 ampere. Come si produce il fulmine? Passiamo subito agli esperimenti. Il fulmine si produce in questo modo, nelle cosiddette nuvole temporalesche, che sono i nembi e l'altro tipo di cumuli nembi, che sono quelle nuvole che voi potete benissimo vedere, sono le nuvole temporalesche, sono quelle che hanno la forma grosso modo come un cavolfiore. In queste nuvole cosa succede? Ci sono delle correnti ascensionali di aria che sembra innocua quest'aria. Invece dentro quest'aria, che ci sono queste aree ascensionali che vanno verso l'alto, le nuvole che contengono cristalli di ghiaccio o goccioline di acqua, allora quelle che sono più leggere vengono verso, cioè quelle che sono più pesanti vengono verso il basso e sono caricate di segno negativo. Quelle che sono più leggere vengono trasportate dall'aria verso l'alto e hanno delle cariche positive. Strofinandosi queste, questa corrente di,
di goccioline e di ghiaccio, praticamente caricano elettrostaticamente la nuvola. Questa nube, a furia di, cioè questo grande sconquasso dentro in questa nuvola di questo movimento, è la stessa cosa quando noi stoppiamo la penna biro che si carica elettrostaticamente, carica la nube in modo tale che la parte inferiore è negativa rispetto a quella superiore della nube in generale. Nel frattempo che questa nube qui si carica di energia elettrica negativa, in corrispondenza sulla Terra abbiamo la stessa carica però di polarità positiva. Qui nella nube continua a caricarsi, tra la nube e la Terra abbiamo l'aria fino a un certo punto è isolante, poi arriva a un certo punto che l'aria non ce la fa più a isolare la nube dalla Terra. Cosa succede? Succede che un piccolo flusso di elettroni, queste cariche negative, incominciano ad andare in direzione della Terra, ramificati. Poi perché ha tutta questa forma a zigzag del fulmine che voi vedete, che non è lineare? Perché la corrente elettrica è pigra, sceglie sempre i percorsi di minore resistenza. Quindi nel venire giù sceglie i punti dove l'aria ha meno resistenza, ecco perché è tutto in questo modo. Quindi questo flusso di elettroni di cariche negative arrivano verso Terra, praticamente questo è la cosiddetta scarica pilota, viene chiamata scarica pilota. È un piccolo fulmine che è quasi impercettibile all'occhio umano, che quando arriva arriva a Terra a circa da 10 a 50-60 metri da Terra, le cariche positive della Terra partono dal basso verso l'alto per congiungersi a queste. Non appena queste cariche positive arrivano a congiungersi con questa scarica pilota, dalla Terra scocca il fulmine vero e proprio. Ecco che il fulmine sale dal basso verso l'alto e va a distruggere le cariche elettriche della nube, dopodiché non c'è più differenza di potenziale tra Terra e cosa. Quindi il fulmine che noi vediamo, che diciamo cade dalla nube sulla Terra, è puramente è un'illusione ottica. Il fulmine in realtà è dalla Terra verso la nube che sale. Ecco, detto questo, proseguiamo il nostro discorso sulla corrente elettrica. Ecco, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, chiedete pure. Allora, ritornando sul discorso, praticamente 3 mesi dopo la scoperta della pila di Volta, già incominciano a utilizzare la corrente elettrica di flusso continuo per usi veramente, diciamo, scientifici. La prima cosa che fanno è l'elettrolisi dell'acqua, che noi vedremo, lo faremo anche noi qua adesso. Cosa succede? Succede che incominciano a fare gli studi. Studiano, la prima cosa che fanno, il magnetismo, poi arrivano l'elettromagnetismo, anzi il magnetismo l'avevano già studiato anche prima. Arrivano all'elettromagnetismo, cioè il magnetismo prodotto dalla corrente elettrica, perché ricordatevi bene che la corrente elettrica produce magnetismo, mentre il magnetismo a sua volta produce corrente elettrica. Principio dei motori: un motore, se fatto girare, applichiamo una corrente elettrica, produce un'energia meccanica, a vuota. Ci sono i motori che sono reversibili, se noi facciamo ruotare il motore a sua volta, ai capi del motore dove noi abbiamo mandato l'energia per farlo girare, noi preleviamo una corrente elettrica. Lo vedremo anche questo, in questi esperimenti. Quindi con l'era atomica
sono riusciti poi a capire che cos'è studiano praticamente arriviamo alla teoria elettronica, cioè noi sappiamo che la materia è tutto quello che occupa spazio nel mondo. La materia è composta, può essere solida, liquida o gassosa. A sua volta la materia può essere divisa, e arriviamo alla molecola. La molecola non è altro che la goccia, se parliamo dell'acqua, la goccia d'acqua più piccola che l'uomo può raggiungere. Questa ha sempre le caratteristiche di acqua. Dopodiché la molecola a sua volta può essere suddivisa in atomi. L'atomo in greco vuol dire indivisibile. Pensavano i greci che oltre a questa suddivisione non era più possibile andare oltre. Praticamente gli atomi non sono altro che gli elementi della materia stessa. Praticamente sulla Terra noi abbiamo circa 102, io quando studiavo erano 92, adesso sono 102, forse anche di più, elementi, che la combinazione di questi elementi producono poi tutte le altre sostanze che noi troviamo sulla Terra. Per esempio l'acqua. L'acqua è composta da due elementi, che cosa? È composta da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno, H2O. Due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno produce l'acqua. E così via per tutte le altre sostanze. Il sale da cucina è il cosiddetto cloruro di sodio, ha atomi di cloro e atomi di sodio e produce il sale da cucina. A questo punto, con la teoria elettronica, sono riusciti a suddividere l'atomo in altre particelle più piccole, che sono gli elettroni, i protoni e i neutroni. I neutroni sono delle cariche elettriche neutre che non hanno nessun interesse per noi, però nella chimica e nella fisica hanno la loro importanza. Noi andiamo a vedere che cosa succede con gli elettroni. Qui noi abbiamo atomi, un atomo di idrogeno, uno di elio. L'idrogeno ha un elettrone e un protone. Quello di elio, due protoni e due elettroni. Quello di litio sono 3, quelli del neon sono 10. Sono dei piccoli sistemi solari, cioè il nucleo, che fosse come se fosse il nostro Sole, e gli elettroni come se fossero praticamente i pianeti che ruotano intorno al Sole. Quello che è importante conoscere è questo, che gli atomi sono neutri, perché hanno una carica positiva e una carica negativa. Voi che fate l'algebra sapete tutti che uno negativo e uno negativo, il risultato è zero. Io vi do una lira, poi ve la porto via, avete zero lire in tasca. E qui la stessa cosa, questi atomi sono neutri, cioè hanno sono equilibrati elettricamente. Qui noi vediamo che cosa succede se noi togliamo un elettrone o più elettroni. Gli elettroni che a noi interessano sono quelli che ruotano sull'orbita più esterna. Qui per caso sono due orbite, però ci sono degli elementi che hanno 3, 4, 5 orbite. Sono gli elettroni dell'orbita più distante del nucleo che interessa, nel caso che sono più orbite, o al limite se una è quella lì. Allora cosa succede? Se questi atomi sono sollecitati, per esempio l'ambra, perché si carica elettrostaticamente? Si carica elettrostaticamente perché strofinando l'ambra cosa succede? L'ambra si scalda. Scaldandosi, gli elettroni che ruotano intorno al nucleo ruotano con maggiore velocità. Se ruotano con maggiore velocità, cosa abbiamo? È come se voi prendete un secchio d'acqua, lo riempite d'acqua, poi lo fate ruotare, l'acqua non esce. Quando è in alto,
l'acqua dovrebbe per gravità cadere, invece non esce. Perché? Perché c'è una forza centrifuga che dal centro la spinge verso l'esterno. Quindi questi atomi che sono sulle orbite esterne si allontanano sempre di più dal nucleo, che è quello che li tiene, finché non hanno più l'energia, il nucleo non ha più l'energia di trattenerlo, questi atomi si svincolano e scappano via dal loro nucleo. In questo caso qui, per esempio, se noi abbiamo qui questo atomo di elio, e questo ruota velocemente, questo qui è un atomo neutro perché ci sono due elettroni e due protoni. Però se ruota velocemente, ecco che si svincola un elettrone, l'elettrone va via e qui abbiamo due protoni e un elettrone. Questo è un atomo positivo che si chiama ione positivo. Mentre in questo caso abbiamo il contrario, cioè l'atomo che si è liberato non sparisce nel nulla, viene catturato da un altro atomo che è vicino. Per cui, come in questo caso, praticamente l'atomo che si è svincolato è andato a aggiungersi all'atomo di questo idrogeno, per cui qui abbiamo un protone e due elettroni. Quindi in questo caso noi avremo un atomo negativo che si chiama ione negativo. Quindi ricordatevi che il flusso della corrente elettrica è questo gioco, gli atomi della materia che si sganciano dal loro nucleo e emigrano in altri atomi. Quello che succede nel filo della corrente elettrica, in poche parole, cos'è? Ho detto che la sollecitazione esterna può essere il calore, però potrebbe essere anche un campo elettrico che produce una differenza di potenziale a portare a questo aumento della velocità di questi atomi, quindi si sganciano. È il caso del dinamo, delle pile, che producendo una differenza di potenziale tra la pila, se voi prendete una pila, mettete su, toccate con la lingua, sentite che pizzica e quindi c'è corrente elettrica, no? Quindi quello è il potenziale. Per cui se noi pigliamo un filo elettrico e lo colleghiamo, gli atomi di questo filo elettrico sono sollecitati elettricamente. Quindi incomincia una migrazione di elettroni in questo filo. È sbalorditiva la cosa, perché anch'io rimango sbalordito che il rame è una sostanza dura, eppure gli elettroni si muovono dentro e c'è poco da fare. Quindi il flusso della corrente elettrica non è altro che una migrazione di questi elettroni, più la differenza di potenziale alta, maggiore è il flusso di questi elettroni. La differenza di potenziale è misurata in volt e il flusso degli elettroni è misurato in ampere, cioè la corrente, cioè il flusso di volt è come dire prendere un recipiente d'acqua e più alto lo si porta con un tubo che viene giù, l'acqua che arriva giù con maggiore forza. Il contenuto del tubo è la corrente, quindi misurata in ampere. Ampere e volt danno la potenza, che è l'energia che poi serve. Quindi questo qui è un po' la corrente elettrica. Poi la corrente elettrica viene... abbiamo due tipi di corrente elettrica in generale, in realtà ce ne sono altre che sono quelle impulsive, però a noi non interessa. La corrente elettrica può essere o continua non vuol dire che è continua nel tempo, è continua perché nella pila, per esempio, il polo positivo è sempre positivo, mentre quello di negativo è sempre negativo, quindi è continua la polarità è continuamente uguale sui poli. Questo è l'andamento di una corrente continua. Se io ho una pila, questo qui praticamente è il tempo, se io per esempio in un tempo di 5 ore, 5 minuti, quello che volete voi, io ho una pila che mi dà 12 volt, non appena io chiudo il circuito, cioè accendo la mia radiolina, la corrente va
la tensione va occorrente anche, va da, dal, in questo caso la tensione va da zero al suo massimo. Però qui ho fatto un'inclinazione che in realtà non c'è, perché è talmente veloce che è verticale, però se la facevo verticale non si poteva capire, no? C'è una frazione di microsecondi per arrivare da zero al suo valore massimo. Poi se io per 5 ore lo tengo accesa, questa, sfrutto la pila, io ho una corrente elettrica che è costante nel tempo, sempre che la pila non si scarichi, no? È sempre costante nel tempo. Arrivato il momento in cui io spengo il mio interruttore, la pila, la corrente con la tensione va da zero, va dal massimo il suo valore zero. Questo è l'andamento della corrente continua. Mentre successivamente, per fortuna, è stata scoperta anche la corrente alternata, prodotta da che cosa? Prodotta dalle famose, dei famosi magneti. Magnetismo che produce la corrente elettrica come la corrente elettrica produce magnetismo. Ecco qui l'andamento di un generatore di corrente alternata. Questa corrente che noi abbiamo in casa è una corrente alternata, cioè voi sapete che ci sono due spine, no? Quella centrale, la terra, è una protezione. Le due spine praticamente è alternata perché? Perché ora diciamo così, la presa, la spina di sinistra è positiva, mentre quella di destra è negativa, dopodiché si invertono le polarità. E questa inversione di polarità, più o meno, avviene, nel nostro caso, 50 volte in un minuto secondo. Ecco che noi abbiamo i famosi 50 Hz della corrente alternata. Com'è che viene prodotta? Qui vedete un ciclo, poi lo vedremo sullo strumento. Questo è l'andamento della corrente alternata. Se in un secondo, in questo caso, noi abbiamo, qui abbiamo detto che viene prodotta da una calamita, qui abbiamo un magnete a U, dove a destra è nord e a sinistra è sud. Dentro noi abbiamo un avvolgimento su un supporto di metallo, abbiamo tante spire. Partiamo da questo, diciamo che l'avvolgimento ha questa posizione. Non appena cominciamo a ruotare questa posizione, quindi questa posizione, vedete che qui ci sono queste righe piccoline, è il flusso magnetico. Il flusso magnetico taglia le spire di questo avvolgimento qui nero e bianco, ma non induce dentro niente, per cui non avremo all'uscita, avremo un valore di zero. Non appena questo ruota, ha fatto un quarto di giro, noi cosa abbiamo? Abbiamo che man mano che scende, taglia queste linee di forza che noi abbiamo qua, queste righe orizzontali, e si induce in queste spire, viene indotta una tensione. Ecco che la tensione va da zero al suo valore massimo. Poi quando scende ovviamente taglia sempre meno linee di forza. Ecco che la tensione comincia a diminuire. Quando arriva qui siamo a zero, siamo nella stessa condizione di questo punto qui, però invertito, perché il nero in basso e il bianco in alto. Continua a ruotare, praticamente il nero va in questa posizione qui e otterremo il contrario di questo. Avremo una tensione massima negativa, dopodiché ritorna alla massima al suo valore di zero. Ecco la produzione della corrente alternata. La nostra corrente alternata di casa qui fa questo lavoro qua 50 volte in un secondo. Ogni secondo cambia 50 volte. Quello della televisione, se ha un andamento del genere, sono miliardi di milioni di volte al secondo, per non dire anche miliardi. Telefonini cellulari sono 900 megahertz. Mega vuol dire milioni. In un secondo. Questa è la cosiddetta frequenza. Ritorniamo alla pila, poi facciamo gli esperimenti. La pila di volta è questa. Alessandro Volta ha preso dei dischetti di metallo e ha visto che c'era differenza di potenziale, aveva anche inventato degli strumenti. 5 minuti poi facciamo gli esperimenti.
E lui cosa ha fatto? Ha preso questi dischetti e li ha, dice, se due dischetti mi danno, in questo caso erano circa 0,7 volt, se io ne metto e messi insieme, che messi insieme, questo non so se vedete, leggete, vedete, è zero, io li metto, li unisco, però non producono differenza di potenza. Se io bagno queste due piastrine, vediamo che cosa succede. Differenza di potenziale ancora, praticamente è talmente piccola, vedete che qui c'è un meno, praticamente è una tensione negativa che viene a crearsi, quindi praticamente in poche parole genera poco niente. Alessandro Volta ha pensato, dice, qui ci vuole un mezzo che permette il flusso degli elettroni. Allora, il sale da cucina può essere uno di questi conduttori, non è il migliore ovviamente. Se io metto soltanto due, proprio sporco la superficie di questa piastrina di rame, di zinco, la sporco di sale, poi io unisco l'altra, ecco che si genera una reazione chimica. Vedete, io qui ho cambiato ovviamente la scala, no, scusate, questa sì. Ecco, io ho cambiato la scala perché qui erano 200 millivolt fondo scala, mentre qui abbiamo quasi 900 millivolt, quasi un volt. Quindi questo è il principio della pila di Volta. Volta non aveva capito che non era soltanto la differenza dei metalli tra di loro, ma bensì era una reazione chimica. E infatti è una reazione chimica che avviene tra il rame e lo zinco attraverso questo elettrolito che è il cloruro di sodio sale da cucina. Vedete che è quasi un volt, vedete che ogni tanto va sul volt. È una tensione negativa in questo caso. Se io inverto le polarità, vedete che quel segno meno sparisce. Adesso ovviamente continua a cambiare di intensità perché la pressione qui non è costante. Quindi se io ho due piastrine che mi danno un volt, se ne metto altre due separate da quel pannolino lì, un volt più un volt mi dà due. E questo lo possiamo vedere, io non ho portato la pila che è poi questa, che il signor Guattarini ha riprodotto, è la riproduzione perfetta della pila di Alessandro Volta. Vedete che ci sono tutte le coppie, no? Separate da sughero. Sughero praticamente aveva la facoltà di trattenere l'acqua e quindi la pila funzionava e aveva la sommatoria. Una pila fatta così può dare circa 20-25 volt a secondo del numero delle coppie. Loro avevano fatto delle coppie addirittura a Parigi, mi pare che aveva di 150 coppie e quindi generava una tensione molto alta, quindi dava delle scosse elettriche fortissime e oltretutto aveva anche fuso, facendo passare la corrente, un filo di ferro. Questa qui è la cosiddetta pila di Volta. Vi faccio vedere una cosa che vi stupirà. Questo è un orologio digitale.
è un orologio digitale. Dove ci sono i due fili, uno rosso, che è quello positivo, e uno nero, e uno, come si dice, blu, che è quello negativo. Se io prendo una pila, vediamo fuori. Vater, non ti guarda qua. Vediamo una pila, le pile generano, la pila può essere piccola così, come può essere grande quanto un barile, generano sempre una differenza di potenziale di un volt e mezzo, con la differenza che questa qui si esaurisce in poco tempo, mentre quella grossa impiegherà un tempo notevolmente maggiore. Non si possono fare pile che hanno tensioni maggiori. Qualcuno mi dirà, ma tu sei matto, perché io ho la pila da 9 volt, ho anche quella da 12 volt, e come me ti racconti una storia. Quelle non sono pile, quelle sono batterie. Quando voi andate a comprare la piletta da 9 volt, quella piccolina, e dite, mi dia una pila da 9 volt, la definizione non è corretta. Anch'io gli dico, mi dia la pila da 9 volt, ma devo dire una batteria da 9 volt, perché in quella pila lì, in quell'involucro lì, ci sono dentro tante pilette che messe in serie una dietro l'altra fanno la sommatoria, uno e mezzo. Vedete che sono tutte pile che hanno o sono 4 volte e mezzo, o sono 3 volt, o sono, che so io, 6 volt, 9 volt, 12 volt, è sempre la somma di 1 e mezzo più 1 e mezzo. Quindi qui abbiamo la pila da un volt e mezzo. Se io questa pila gli do la tensione, questa qui è più, questo è il meno, vedete che l'orologio si mette a funzionare. E qua. Adesso lì è fermo, dovrei dare l'incuxino dietro per metterlo in funzione. Le pile costano, io mi prendo un pezzo, una banana marcia, un arancio marcio, qualsiasi cosa, e faccio funzionare il mio orologio con l'arancia, con la, non ci credete? Qui ci sono dentro due fette di arancio. Va bene, tiro fuori l'altro. Infilo dentro il polo negativo in questa arancia, in questa qui. Il polo positivo lo infilo dentro da quest'altra parte. Dato che questo orologio funziona con una differenza di potenziale di un volt, devono fare l'intervallo, di un volt e mezzo, è chiaro che se io questo lo metto di qua, il mio orologio non funziona perché dà 0,7-0,8 volt, come abbiamo visto prima. Allora prendo e lo faccio diventare doppio. È come se io qui avessi due piastrine rame zinco qui e due piastrine rame zinco. Ed è così, perché questa piastrina qua, vedete che è grigia, è rame, è zinco. Mentre quest'altra dorata è rame. Qui abbiamo la piastrina nera che è di zinco, infilo dentro il rame. Da quest'altro abbiamo il rame, di qui infilo dentro lo zinco, quindi abbiamo una coppia rame-zinco, una coppia rame-zinco, sono un volt e mezzo. Vedrete che l'orologio funziona. Se io poi schiaccio qui dietro. No, è giusto. No. 12. Ma deve partire però. 12. Parte. Ah già.
questo serve per la messa a punto, no? Invece è inutile stare lì a... Ecco qui che è partito. Adesso se è stato un momento scoppia il minuto. Lasciamolo andare. Tanto meno costa niente. L'unico inconveniente della pila di Alessandro Volta è il fatto che quelle cose lì, questi dischetti, si asciugano, una volta asciutti non funzionano più. Allora Volta cosa ha fatto? Ha ideato la cosiddetta pila a corona di tazze. Possiamo tornare qua davanti? Scattato. Allora, in questo caso andiamo a vedere cosa succede lì. Comunque sono due volte e mezzo circa, perché 8, 16, in sostanza qui sono soltanto tre coppie, no? E quindi è giusto che sia due volte e 8. Però vedete, all'estremo, se io vado a misurare qui diminuisce. Questo è un... Vediamo un po' una coppia. Una coppia mi fa come la coppia precedente, 0, 9, 5, un po', vedete? Ne metto due di coppie. Ecco che ho il volt, un volt e 7, volt e 8 circa. Andiamo alla terza, praticamente una sommatoria di 3. Quindi 2 e qualche cosa. Quindi ovviamente cambia perché qui non è stabile la cosa. Ma vedete che c'è stata la sommatoria. Ecco perché, come in questo caso che ne ho messi 2, è duplicata la tensione applicata. Quindi questo qui è il principio di funzionamento della pila di Alessandro Volta. Continuo adesso di fare qualche esperimento un po' più significativo. Dalle centrali elettriche, queste centrali elettriche praticamente sono delle centrali che possono essere delle idroelettriche, cioè sono le dighe con l'acqua che scende per girare le turbine e sono quelle più pulite. Poi abbiamo le termoelettriche, che sono le centrali che hanno bisogno del carbone o del gas metano o, che so io, del gasolio.
per produrre energia e lì abbiamo ancora degli inquinamenti se usiamo carbone e petrolio. Oppure abbiamo le termonucleari, le centrali termonucleari che sfruttano l'energia nucleare, ma quelle sono, come vedete voi, delle centrali che sono piuttosto pericolose, perché come è successo a Chernobyl, se scappa qualche cosa sono guai, perché ci sono state decine e decine di migliaia di persone che sono morte, e altre che sono ustionate. L'energia migliore che c'è è anche l'energia solare, e stanno studiando anche con le cellule fotoelettriche, le cellule solari possono generare energia. Perché? Perché il sole ha, cioè la luce è prodotta da fotoni e i fotoni hanno la facoltà di generare energia. Qui noi abbiamo, lo vedete questo strumento qua? È una, questo qui si chiama il mulinello di Crooker. Questo qui gira perché gli ho dato l'impulso sostenendo. Dove c'è dentro questo specie di mulinello che è formato da quattro piastrine di metallo, nere da una parte e bianche dall'altra. In questa sfera è stato creato una specie di vuoto, non un vuoto continuo, cioè hanno estratto l'aria, ma non tutta. C'è dentro un piccolo residuo di aria. Queste molecole d'aria vanno magari a depositarsi sulla superficie nera di questo mulinello, di queste piastrine. Se qui arriva un raggio solare, se io qui lo espongo al sole, questo qui continua a girare finché il sole non tramonta, o lo espongo a una luce, certo questa è troppo debole per farlo girare, ma se io produco una fonte luminosa con una lampadina, attenzione, non è il calore della lampadina, ma sono i fotoni passano anche attraverso il vetro e questo qui continua a girare finché c'è luce. Questo è il principio della produzione di energia elettrica per mezzo del sole, e questo lo dimostra. Naturalmente questo non ha funzione di utilizzo, è semplicemente uno studio per far vedere che anche la corrente, l'energia luminosa può produrre una, come si dice, una dell'energia elettrica o energia cinetica. Prima di vedere degli esperimenti con i motori, vediamo un po' la forma d'onda che vi ho spiegato prima della corrente alternata. Qui noi abbiamo un generatore per non prendere la corrente alternata che è alta, di 220 volt, ho un generatore che produce una corrente alternata. Non so se voi potete vedere qui che c'è il simbolo la cosiddetta sinusoide della corrente alternata, oppure può essere anche una corrente a forma d'onda quadra. Qui abbiamo questo strumento, è un oscillografo che serve per verificare la forma d'onda di un qualsiasi apparecchio. È ovvio che a questo punto noi qui vediamo, aspettiamo un attimo che si scalda. Attenzione. Questa è la forma d'onda sinusoidale che noi possiamo anche, vediamo se riusciamo a tirare fuori soltanto, è qui piuttosto larga. Vedete che se noi
immaginiamo che questa fosse sia la, la riga di zero, noi abbiamo un impulso negativo, arriva a zero, un impulso positivo, arriva a zero, e qui noi abbiamo, questo qui è un periodo, questo è un altro mezzo periodo che va anche, se io aumento qui, potete vedere che questo qui è un impulso di 30 Hz. Noi possiamo aumentare, vedete, se faccio 60 Hz si duplica. Ecco, vedete? Questi sono 60 periodi al secondo. Oddio caro. Andiamo oltre. 90 periodi al secondo è tre volte tanto e così via. Questa è la frequenza. E vi faccio sentire anche il rumore di questa, no? Questa corrente alternata. E poi è una corrente acustica. Questo è il rumore che fa una corrente. Le linee di alta tensione, se voi passate sotto con un'automobile e siete sintonizzati sulle onde lunghe, sentite di quei radiodisturbi che sono spaventosi, perché intorno al filo conduttore si genera sempre un campo magnetico, che immaginate, se questo è un filo, immaginate che qui ci sia un filo tirato così, e se passa una corrente continua, il campo magnetico cosa fa? Quando io... E quindi queste linee di forza si concentrano sul ferro. Se io avvicino degli oggetti di ferro a questa bobina fatta così, vedete che non succede niente. Ma non appena io faccio passare una corrente, questo qui diventa una calamita. E questa è un'elettrocalamita, fa pagare il dito di Dio. Vedete che anche qui è composto da che cosa? È composto da un rocchetto. Se attraverso, poi qui c'è una lamella di ferro, se in questo rocchetto io faccio passare una corrente, diventa un'elettrocalamita e questo qui si mette a suonare. Pinta.
funziona. Stacca. Stacca. Stacco. Se no, se io taglio... La barchetta è questa. Ciao.
capito? Ma
Chi vuole provare? Non li vuole segnare. Io voglio provare. Tanto non ce faccio. Dai, fallo bene che ti deve... ma scusa, no, perché? Se no si può scattare. Non si para. Ah, ecco. Quello l'ho vinto. Questo è l'altro. Io sono fatta in casa con la fiorale. Sì, ma tieni io dentro l'anello. Oh, ma dai, io prima ce l'ho fatta. No, dai, alla fine. Oh, ma ti muovo. Alla fine. Riesci? Riuscite? Più che messaggi morse mi sembrano messaggi estremi. No, sembra che lui fa una lettera, lui fa una lettera e ne fa un'altra. Mi ha preso la parola. Sì, la parola. Sì, certo! Sì, certo! Sì, la parola era un'altra. Yeah.
fare ioni positivi e ioni negativi. Gli ioni positivi hanno l'attrazione che rientra due cariche di segno opposto alla repulsione che si esercita tra due cariche di segno uguale, si chiama forza elettrica. Le cariche per avvicinarsi a un'altra carica seguono le linee di forza. Una carica elettrica genera un campo elettrico rappresentato per mezzo delle linee di forza. Per induzione